Questi sono i miei amici appena intrappolati in una vera e propria cella frigorifera. Quest'ultima può raggiungere i meno 70 gradi in 18 ore, quindi loro non sanno che stanno rischiando la vita. Ma io ci faccio qui? Ci faccio qua? Ciao! Ciao! Ma che cazzo? Ma siamo incatenati! Ragazzi, buongiorno, come state tutti? Calma, calma, state calmi, siete solo intrappolati in una cella frigorifera, calmi, tranquilli. Solo in una cella frigorifera, qua possiamo morire, Crazy. Ancora non rischiate di morire, ma tra poco forse. Come forse? Come state vedendo in questo momento, siete con una semplice... pochissimo inizieranno i veri guai. Da ora, minuto dopo minuto, comincerete a morire di freddo. Questa cella frigorifera raggiungerà i meno 70 gradi in 18 ore. Quindi, fossi in voi, mi ascolterei. Ascoltatemi bene, sopra di voi c'è un giubbotto. Il primo che se lo prende se lo terrà per tutta la challenge. Buona fortuna. Si potrà tenere ufficialmente il giubbotto. Adesso ascoltatemi bene, perché non resisterete molto, fidatevi. Finalmente le borracce più famose del web sono arrivate, A$AP. Raga, sono bellissime e anche fantastiche. La mia è blu e quella mia è fucsia. Adesso però vi spiego come funzionano e soprattutto perché sono così famose. Praticamente ci sono vari pod di vari gusti. A$AP è famosa perché bevendo semplicemente acqua potrete sentire il gusto di un aroma che ovviamente andrete a scegliere voi con i vari pod. Una volta inserito il pod, mentre berrete respirerete l'aroma e quindi la sensazione è quella di bere quella bevanda a quel gusto. Ora li andiamo a provare. Pronti, regà? Attiviamo il pod tutti. 3, 2, 1, vai. Oh mio Dio! Allora, io sento proprio arancia. Cioè, è come se fosse aranciata ma non frizzante. Rendo l'idea? Io sento i frutti di bosco. Incredibile. Fantastico, ragazzi. Ste borracce sono super famose e adesso ne sono innamorato anch'io. Io vi lascio il link in descrizione, primo link in descrizione. Andate a dare un'occhiata perché A$AP è incredibile. Vi ricordo che con il codice CRAZYUP ricevete il 10% di sconto, tranne sulle offerte speciali. La cella frigorifera è a 2 gradi e sono passate solamente 3 ore. Vediamo come stanno. Ragazzi, le prime 3 ore sono passate. Come state? Stiamo morendo. Vabbè, ok, ho visto che non state tanto bene. State tranquilli e mantenete la calma, ok? Ma io non mantengo la calma. Io sto freddo, sto gelando. Sto tutto. Oh, mi metto veramente. Mi metto, non faccio uscire. Ragazzi. Oh, oh mio Dio. Oh. Vedo che state abbastanza male, no? Sì, sì, ma freddo là dentro. Allora, se volete potete continuare a rimanere lì dentro. Cosa? No, se basta, no. Quindi volete uscire? Sì. Ok, siete liberi di scegliere. Da adesso in poi davanti a voi ci sarà una scelta. Potete andare a sinistra e quindi uscire da questo posto, o potete andare a destra e quindi rientrare. No, io voglio uscire. Io voglio uscire. Se riuscirete a resistere 24 ore dentro la cella frigorifera, il contenuto di questa valigetta con 2000 euro sarà vostro. Cosa? A no, voi la scelta. Io entro, ciao. Perché mi metti sempre in difficoltà? Non lo so, sto gelando. Puoi uscire, Giada, nessuno ti obbliga più. Dai, ok, entro. Vabbè. Però vabbè. Se ho bisogno mi devi portare il giubbotto. Buona fortuna, ragazzi. Mi porti il giubbotto. Entra pure. Mi porti il giubbotto. E dato che adesso si fa sul serio, mettiamo la temperatura a meno 10 gradi. No, io sto ghiacciando, c'è troppo freddo. C'è più freddo di poco fa. Ah sì, lo so, io prego il giubbotto, sto freddo, quindi ti faccio vedere che qua il ha passato la temperatura. Io sto morendo, ripeto, sto gelando, ti prego, non ce la faccio più. Giada, che succede? È grave la situazione? Voglio mollare, voglio mollare. Ragazzi,
Ragazzi, Giada si sta sentendo male. Andiamo a vedere che succede. Spegniamo subito i motori e apriamo la cella frigorifera. Giada, che succede? Voglio uscire. Capisco, regà. Quando ho aperto sta porta è uscito un freddo allucinante. Cominciano a esserci temperature veramente basse, ma voglio che continui a stare lì dentro. Ti fornirò un giubbotto. Ok. Questo giubbotto di pelliccia potrebbe fare al caso di Giada. Buona fortuna. Grazie mille. E ribenvenuta in gioco. Adesso però, mi raccomando, vai dentro. Ok, aspetta. Ok, ci risiamo, riattiviamo i motori e let's go. È arrivato ufficialmente ora di pranzo, quindi nuova challenge per i concorrenti. Ragazzi, come state? Male, che c'è? Mi stavo ghiacciando, non ce la faccio più, ti giuro. Ma dai, è passato solo poco tempo, come state ghiacciando? Sì, poco tempo. Sono qua perché oggi uno di voi mangerà un bel pranzetto con i fiocchi. Ah, finalmente ci voleva. Mentre l'altro resterà qui a marcire. Dai, sembra queste cose note, prego. La sfida è molto semplice, ci sarà del ghiaccio che dovrete portare nell'apposita bacinella, ma solo utilizzando la bocca. In 60 secondi chi riesce a portare più cubetti di ghiaccio vince la sfida. 3, 2, 1, 60 secondi da ora. Vai, attenzione, Giada, il primo a prendere il primo cubetto e lo butta. Ma Giada ancora manco una. Vai Giada, corri. Signori, la sfida qua si fa molto ma molto interessante. Vediamo cosa succede con i concorrenti. Vai Giada. Mamma mia, intanto ricordiamo, Joy a 2 cubetti, Giada 1. Mancano 38 secondi. Giada continua, attenzione. Vai, punta, attenzione, anche il giorno. Quello di Joy è caduto. La sfida si sta facendo veramente interessante. Tra 3 cubetti l'uno, vediamo cosa succede. 4-4, sono ufficialmente alla pari, ma solo uno. Cosa vuoi dare? Solo uno. 10, 9, no! No! È caduto! 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, stop! Questa è la ciotola di Joe e ha preso 1, 2, 3, 4 e sono 1, 2, 3, 4 cubetti insieme. Sono 8 cubetti di ghiaccio! Madonna, troppo forte! 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubetti. Questo, questo è 5 e mezzo, dai! 5 e mezzo cubetti di ghiaccio! Joe esce per 20 minuti a pranzare. Usciamo da qua! Buona fortuna! E azioniamo la macchina, ma questa volta la mettiamo a meno 20 gradi! Cosa? Meno 20? Esattamente, Joe. Joe, è arrivato il momento del pranzo, sei pronto? Sì, prontissimo. Per te un pranzetto con i fiocchi. Vai. Che cosa? 2 barrette proteiche, fidati di me, Joe, ne avrai bisogno. Ma cosa hai bisogno? Buon pranzo, no. Hai 20 minuti, Ma non ci credo. Schifezza. Temperatura attuale meno 20 gradi. Joe, sei pronto? Lo so. Ma dai, che ma... è finita la posta. Stai tranquillo, Joe. C'è qualcuno che ti aspetta che sarà ghiacciata. Buona fortuna, signori. Adesso c'è la temperatura del Polo Nord. Fidatevi di me, non fate queste cose a casa, perché i signori qua stanno rischiando la vita. Ma non preoccupatevi, c'è gente che ci sorveglia e se qualcosa dovesse andare storto possono intervenire immediatamente. Ragazzuoli, come state? Carissimo. Sono qui perché è arrivato il momento, lo chiamo il cappello dell'acqua. Indosserete questo cappello e a turno toglierete una stanghetta. Se toglierete la stanghetta sbagliata, vi bagnerete. Chi vuole essere il primo? Io. Togli pure la tua stanghetta, vediamo. Prego, bagnalo. E salvo. C'è già questa. Vai Giada, buona fortuna. Sono quella sbagliata. Salva. Joe, mi raccomando, ne rimangono 6, Hai un sesto di possibilità. E la fai una volta. Ho un'altra. Scelto un'altra, Giada, ne devi scegliere 2 adesso. Ma dai, e scegli la prima. Vai, vai, toglila. Aspetta, è salva. Hai 3 stanghette, Giada, 3. Solo 3. Salva. Ok, Giada, allora, incredibile. 2, ne rimangono 2. Attenzione. Giada, mi dispiace. Non ti preoccupare, Giada, ci penserò direttamente io. 3, 2, 1, vai! E signori, buona fortuna perché adesso si va ai meno 70 gradi! No, io non ce la faccio più, le labbra non me le
Non mi sento più le mani, non mi sento più i piedi, non mi sento più niente. Io Chang. Oh mio Dio, io sono qua da poco tempo e già sto morendo di freddo. Oh mio Dio, che freddo. Secondo me è ancora di meno. Questa è la telecamera in tempo reale del cameraman all'interno della cella frigorifera. I nostri amici si stanno sentendo male e si stanno continuando a lamentare. Se non si ha l'abbigliamento adatto, regà, potrebbero veramente andare in ipotermia e quindi potrebbero ufficialmente finire in ospedale. Non credi. Oh mio Dio. Oh, che aggiata. Ragazzi, stanno battendo, non so cosa sta succedendo, andiamo a vedere. Oh, che succede? Giada, che succede, Giada? Ragazzi, si sente male. Giada, che succede? Stai bene? Raga, è tutta ghiacciata, poverina. Beh, effettivamente. Non ce la fai? Va bene, signori, Giada ufficialmente abbandona la sfida. Giada, sei sicura? Sì, ho vinto! Sì, Giada, sicura? Ho vinto! No. No, ho vinto! Ho abbandonato! No! Ho abbandonato! Non funziona proprio così! Sì! Dovrei rimanere altre 10 ore! No! Ascolta, senti! Ho abbandonato, io devo uscire! Ascolta! Ho abbandonato, devi darmi le soldi. Regole inizialmente io le ho dette, non è l'ultimo che esce, ma è chi sopravvive 24 ore! No, dai, no, non vale! Come posso stare solo lì? No! Ho abbandonato lei! Lo capisco, mi dispiace! No! Rientra dentro, no. E buona fortuna perché ora si passa a me. Abbandono anch'io, basta. Come basta? Basta, abbandono. Ti arrendi? Sì, ti prendo là dentro. Allora è ufficiale, nessuno vince, signori e signori, ci hanno provato. Stai zitto, lo sai una cosa? Cosa? Ora sei tu lì. Vai, oh, che cazzo. Sarà un ghiacciolo quando uscirà, se va. Sì, ecco, questo è il massimo. Ora Cresi diventerà un ghiacciolo. Se te lo meriti, Cresi, ora marcirai lì dentro. Porca monta, aprite. Che cazzo faccio? Oh, porca vacca, regà. Che cazzo, che cazzo.